Ciao carissimissimissimi studenti e amanti della lingua italiana, io sono Bea, la vostra insegnante di italiano, e in questo video parleremo riguardo i gesti famosissimi italiani. Sai come si fa ad impazzire un italiano? Ad impazzirlo? Devi solo legargli le mani e così impazzisce perché non riesce a parlare. Vabbè ragazzi, scherzi a parte, prese in giro a parte, oggi cominceremo a parlare riguardo i gesti italiani, questa tematica classica che so che interessa tantissimi di voi. Per parlare la lingua italiana ci vuole avere tanta capacità comunicativa. Ad esempio, io di solito quando faccio una prova orale, quando devo valutare la competenza orale di uno studente, la valuto di solito in 5 aspetti: fluidità, grammatica, pronuncia, vocabolario e per terminare capacità di comunicazione. Quindi, come puoi vedere, la capacità di essere comunicativi, cioè di comunicare un'idea, non è esattamente direttamente proporzionale a tutti i quattro altri aspetti. Quindi, sapersi comunicare, farsi chiari e capire agli altri sicuramente è un aspetto importantissimo. Io, ad esempio, ho già visto tanti studenti che hanno una capacità altissima di comunicazione, ma non sanno dire nemmeno una parola in italiano. Pazzesco questo, vero? Parlare in Italia ci vuole tanta energia, ci vuole tanta passione. Perché l'italiano è una lingua bella, romantica, non solo derivata dal latino, ma dalla passione della gente, cioè dall'amore di Dante per Beatrice e di tanti altri racconti e bellissime storie, per esempio come la Divina Commedia. Anzi, se non hai ancora guardato il video nel quale parliamo riguardo un po' la Divina Commedia, dal punto di vista di una brasiliana che sono io, vai subito a guardarlo. Oggi ovviamente vi farò vedere alcuni gesti, non solo questi che ho già usato durante questa video lezione, ma degli altri gesti che si usano tantissimo in italiano. Perché vi dico una cosa, ragazzi, questo non importa, non dipende dalla regione. Tutti gli italiani li fanno, proprio tutti: bambini, anziani, vecchietti, animali. No, vabbè, animali no, scherzo, per favore. Ma proprio tante, tutte le persone usano i gesti. E se per esempio domandiamo a degli altri europei, cioè che vivono vicino l'Italia, cosa pensate dei gesti italiani? Di solito loro li trovano un po' imbarazzanti, un po' esagerati. Io no, io li trovo bellissimi, li trovo divertenti, autentici, molto belli e soprattutto arricchiscono, aumentano la capacità di comunicare quello che vuoi. Conosco per esempio una persona che ha una teoria fantastica per l'origine dei gesti. Una volta mi ha detto così: Bea, immagina un po', qualche tempo fa l'Italia era tutta disunita, non era il regno d'Italia, c'erano tante città-stati, tanti re, tante regine, giusto? E così io gli ho detto: giusto. Immagina quell'epoca. Un regno era molto vicino all'altro, attaccato all'altro, e ognuna di queste regioni aveva la sua propria lingua, la sua propria maniera di comunicarsi. Come pensi tu, Bea, dice la persona, che si comunicava questa gente all'epoca? Opzione numero uno, con la lingua? Ovviamente no, con la lingua perché si parlavano lingue diverse, quindi non si comunicavano con la stessa lingua. Opzione numero due, con la scritta? Beh, probabilmente neppure questa opzione, perché, cioè, scrivere è un linguaggio, diciamo, più teorico e non così pratico. Attraverso i gesti. Sì, ragazzi, per me questa è una teoria che ha talmente senso che mi sembra in realtà la possibilità dell'esistenza veramente dei gesti italiani. Può darsi sia semplicemente uno scherzo o un'idea così a caso, però mi sembra molto interessante. Ma quello che importa veramente, ragazzi, è che esiste una differenza tra i gesti stereotipati, cioè quelli che di solito lo straniero considera un gesto frequente, oppure lo considera usato in determinato tipo di situazione, e ci sono i gesti che veramente si usano nel loro giorno a giorno, nel loro quotidiano. Ad esempio, c'è un amico mio che una volta mi ha detto così: Bea, un giorno quando ero lì in Italia come turista, non sapevo parlare molto bene l'italiano, e questo me lo racconta ovviamente in portoghese, sono andato ad un ristorante. Solo che quando ho chiamato il cameriere, io gli ho detto così: spaghetti alla bolognese. Così il cameriere lo ha guardato tipo:
tipo: che stai facendo? Ma perché fai così? E così il cameriere si è arrabbiato tantissimo. Perché si è arrabbiato tantissimo, ragazzi? Perché questo gesto è il famoso ma che, la famosa manina italiana, che ha tantissime variazioni. Posso dire ma che, posso fare così, posso fare anche così, perché no? Posso anche solo usare la manina? Così, posso fare così anche. Di solito i calciatori, quando sono in una partita di calcio e si innervosiscono, si arrabbiano con qualche mossa, con qualche cosa che non va, fanno così: no, ma che fai, vero? Il gesto di ma che si usa per una grande indignazione, per una lamentazione in realtà. Non è un gesto positivo, non è bello, non posso dire buongiorno bella, non ha senso fare questo. Quindi ragazzi, mi raccomando, ma che si usa in momenti che vuoi cambiare qualcosa, c'è qualcosa che non va. Ma che dici? Ma che stai a dire? Ma cosa vuoi? Poi un altro gesto che a me piace tantissimo è il famoso buono. Non so perché, forse mi ricorda tantissimo la mia infanzia, perché di solito i bambini lo usano tantissimo. Buono! E questo di solito è un gesto che si usa solo per il alimento, per il cibo. Cioè, se mi mangio una bella pasta, dico buona sta pasta. Oppure, ad esempio, se mi danno un'idea: beh, stasera andiamoci a mangiare una bella pizza alle quattro stagioni? Certo, andiamo! Capito? È più l'idea dal cibo buono che veramente il cibo. Dalla stessa maniera si può usare il famoso al bacio. Questo però si usa anche per il cibo, cioè per apprezzare il cibo, il sapore di un cibo, come viene preparato, o anche in una maniera che a me non sembra molto bella, mi sembra un po' cattivina, che è con belle persone che passano per strada. Di solito gli italiani, i maschi, i ragazzi italiani lo fanno spesso. Passa una bella ragazza e dice: sei bellissima, ad esempio. Un gesto molto importante che si deve sapere e che ha tanti significati è il famoso... Non devo nemmeno dire niente, perché di solito viene accompagnato da non me ne frega, non me ne importa, boh, non lo so, non mi interessa. Quindi se non sai qualcosa, se non ti interessi di qualcosa, oppure se lo sai ma non vuoi parlarne, puoi dire così o fare così. Poi, come sapete benissimo, la maggior parte degli italiani, ma ovviamente ne tutti sono così, di solito sono un po' impazienti, no? Se tu vuoi ad esempio restare per tanto tempo in una festa, ma sei accompagnato da una persona che vuole andare via, ti dice: andiamo, andiamo a casa, è ora di tornare, sbrigati. Quindi questo è il famoso gesto del andiamo, andiamo. Poi invece uno molto simile a questo è il famoso sapessi. Ah, se potessi immaginare quanto era bella la mia infanzia in Italia. Quindi questo, che è diverso da questo, tipo svelti, svelti, questo è già un gesto per immaginare. Ah, sapessi, cioè il famoso congiuntivo nella mia mente. Questo qua invece è molto famoso perché dice: non lo so, non ho niente, non ti posso aiutare, tipo mi dispiace ma non ho niente. Se per esempio tuo fratello più piccolo vuole uscire, andare al cinema, però non ha dei soldi, è al verde, ti dice: mi puoi prestare qualche euro, qualche soldino per andare al cinema con la mia ragazza? No, non c'è niente, non ti posso aiutare. Un gesto classico italiano che è molto caricato ma molto carino anche è il famoso ah, tipo mi fa rabbia, sono arrabbiatissima, ah. Cioè questo veramente, uno quando è arrabbiato si vuole mordere, vero? Proprio come i cani. Se qualcosa ti arrabbia o se non ti va determinata cosa, ah. Poi invece ci sono gesti un po' più profondi, tipo vai a fare in quel locale, va a Napoli. Questo in realtà è una riduzione del gesto originale, che sarebbe qualcosa come questa, e magari potresti anche dare il dito. Però se fai semplicemente così e dici vai a fare, va fa, la persona con cui stai parlando capirà benissimo che cosa vuoi dire. Ci sono delle variazioni, ad esempio va fa Napoli, se ovviamente tu non ti trovi a Napoli, che vengono tante usate, soprattutto durante il traffico, quando sei lì a guidare la tua macchinina in Italia. Perché come sapete il traffico italiano, soprattutto quello romano, è caotico. C'è un gesto che mi sembra molto autentico italiano, perché si fa solo in Italia, da quello che
stesso io, ovviamente, che è il famoso mangiare. In Italia, quando vado a mangiarmi degli spaghetti, no? E gli spaghetti me li mangio così, con la forchetta, giusto? Perché so che ci sono tanti paesi, ad esempio qua in Brasile mangiare si dice così, mangiamo, mangiamo. E in Italia di solito si mangia così. E per terminare, un gesto che mi sembra molto elegante, raffinato, è il famoso perfetto. Ci sono tante variazioni di questo gesto, lo puoi fare qua sotto, qua sopra, se è una cosa molto buona da mangiare, anche perfetta. Ad esempio a Milano esiste una maniera di dire che qualcosa è perfetta o che è giusto o che è corretta, si può dire tac, tac. Si può dire anche nella maniera milanese, che in realtà è una variazione del perfetto. Quindi tutto qui, ragazzi, spero che abbiate studiato e imparato nuovi gesti o almeno imparato ad usarli in questo nostro video. Se ti sei ricordato di qualche altro gesto che ti sembra interessante, fammelo sapere qui nei commenti e sarò contentissima di imparare insieme a voi. Se questo video ti è piaciuto e se ti è interessato, fammi sapere qui con il tuo pollice in su, perché così YouTube capirà che questo tipo di contenuto ti piace e te lo suggerirà sempre. Se non ti sei ancora iscritto sul canale, mi raccomando, iscriviti subito, perché così potrai ricevere sempre i nuovi contenuti. E condividilo anche con i tuoi amici che si interessano dell'apprendimento della lingua e della cultura italiana. Quindi un grande bacio, e questo è un gesto universale, e ci vediamo alla prossima. Ciao!